AILA ha veramente una grandissima esperienza, sono 50 anni che l'associazione esiste. Nel 1969, quando è nata a Roma, tantissimi tumori del sangue non erano curabili e adesso diciamo le sorti di molte di queste patologie sono cambiate grazie a un impegno incredibile quotidiano dei ricercatori, dei medici, dei sostenitori dell'associazione, degli incredibili volontari senza cui AIL non esisterebbe, senza comunque anche la fiducia di guardare a questo orizzonte che è quello di un mondo in cui tutti i tumori del sangue, siamo convinti, saranno guaribili un giorno. In questi anni abbiamo collaborato con tantissimi testimonial, è stato meraviglioso organizzare eventi ma anche progetti importanti durati per anni in cui siamo riusciti a coinvolgere persone come Lucio Dalla, artisti come Ferzan Ospetek. Che cosa c'entra il cinema con la lotta ai tumori del sangue? C'entra tantissimo, perché per chi come noi lavora all'interno di un'organizzazione e guarda una parte di questo impegno, di questa missione, soltanto da un punto di vista, è estremamente importante confrontare continuamente lo sguardo con quello degli altri. Abbiamo pensato allo sguardo delle nuove generazioni. Take Action era un concorso dedicato ai giovani videomaker, ci ha dato una grandissima energia e ci ha spronato anche in quel caso a trovare tanti sostenitori tra i protagonisti del cinema italiano. Quindi tra i vari testimonial con cui abbiamo lavorato ci sono anche Gabriele Salvatores, Pif, Silvio Soldini e Pupi Avati, appunto tutti anche sotto il nome un po' di quello che è stato il nostro primo sostenitore testimonial, Lucio Dalla, a cui continuiamo ad essere molto legati. Lavorare con i ragazzi di Flash Giovani e lavorare con Flash Giovani all'organizzazione del concorso è stato basilare. Take Action probabilmente non sarebbe esistito senza la collaborazione col Comune di Bologna, con l'Ufficio Giovani e in modo particolare con Flash Giovani. E dobbiamo anche dire che tantissimi dei ragazzi che hanno partecipato, vincitori o no, sono rimasti legati all'associazione come volontari, come sostenitori e come amici. L'ematologia fin dalla sua nascita, che avvenne nel 1972, l'ematologia come nucleo di assistenza ospedaliera e poi universitario, già allora noi fondammo l'associazione bolognese per lo studio delle leucemie e dei linfomi. Siamo piano piano cresciuti. L'AIL deve ha nel suo statuto quello di sostenere la ricerca ematologica in primis e successivamente, ma in seconda linea, l'assistenza sociale e sanitaria ai pazienti e ai loro parenti. Io mi chiamo Franco Grillini e sono presente questa sera con grandissima soddisfazione per festeggiare con questa mostra e questo convegno i 50 anni di vita di una grande associazione di volontariato di cui sono sostenitore, sia perché credo profondamente nel ruolo del terzo settore del volontariato e sia come paziente. Io sono affetto da mieloma multiplo. Gli amici e le amiche del Seragnoli mi hanno curato bene in questi anni, se no non sarei qui nemmeno a rilasciare questa intervista. Il cancro non è ineluttabile, bisogna lottare, il cancro si può curare e si può prolungare la vita con un buon stato di salute per molto tempo se ci si impegna e se aiutiamo organizzazioni come l'AIL a assistere umanamente la persona, perché il paziente è persona, è essere umano, deve essere salvaguardata la sua dignità e la sua libertà. E quindi non posso che dire, in occasione dei 50 anni, viva l'AIL! L'appello che facciamo in questo periodo, soprattutto rivolto ai giovani, è questo. Abbiamo un nuovo gruppo di giovani volontari, meraviglioso, e quindi invitiamo tutte le persone giovani a farne parte, anche donando soltanto magari 3 ore del proprio tempo in un anno, e sarà un anno speciale. Dare è molto meglio che ricevere, ti dà più soddisfazione. Io sono nella posizione di poter dare
e quindi sono molto soddisfatto di quello che sto facendo. Grazie. Cioè, il mondo è veramente, soffre di una grande influenza, altro che asiatica. Allora, questo intreccio di interessi comuni che vedono come oggetto, in questo caso, ma anche soggetto i giovani, ma da parte delle istituzioni per quello che il comune fa, la ricerca, che è la componente primaria, cioè l'antivirus dovrebbe essere la ricerca, dovrebbe essere quello che ci permette di organizzarci la vita in maniera migliore domani.